L'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e la Regione Sicilia insieme per ridurre l'impatto dello scompenso cardiaco, condizione che colpisce il cuore di 1 milione di italiani. L'associazione chiede l'apertura dei centri regionali dedicati alla patologia, rendere possibile l'accesso alle cure in tutte le unità operative di medicina e cardiologia e negli ambulatori dello scompenso. In più, aprire uno sportello ospedaliero per aiutare le persone con scompenso cardiaco una volta che vengono dimesse dall'ospedale. Noi pensiamo che se all'interno delle realtà ospedaliere ci sia, per una patologia così importante come lo scompenso, una sede, una struttura, uno sportello dove il paziente possa essere inserito nel percorso formativo, perché poi il paziente parla meglio al paziente e il percorso cosiddetto formativo può essere più immediato, ovviamente con la supervisione degli specialisti, questo può essere un tentativo di miglioramento. Quindi oggi vorremmo portare anche in Sicilia un modello che abbiamo proposto già nel Lazio, dell'istituzione presso realtà ospedaliere di centri di formazione. Per esempio, il paziente viene dimesso, non sarebbe male che prima di andare a casa passasse presso questo sportello AISC dove prendere informazioni su come gestire la patologia a casa. Io ritengo che oramai si debba formare un network per assistere bene il paziente anche sul territorio. E sicuramente l'assistenza territoriale ci consentirebbe di risparmiare ricoveri e di dare una maggiore assistenza ai pazienti, soprattutto quelli più anziani. La necessità di dare a questi pazienti una rete di assistenza con dei professionisti collegati che dialogano e che possono dare il massimo della terapia in ogni settore è sicuramente l'obiettivo migliore che noi possiamo raggiungere.